Ciao a tutti, secondo video della miniera stregata e oggi parliamo di una pietra di nuovo abbastanza famosa che è la corniola. Questa è la mia corniolina e la corniola è una pietra che lavora molto bene, soprattutto dal punto di vista vabbè, fisico e per quello che riguarda come posso dire, il rafforzamento dell'autostima e dell'energia personale funziona veramente alla grande. È piccola, lo sapete che io ho queste pietroline piccole, ma vi posso garantire che è fenomenale. Quando dico fenomenale intendo veramente fenomenale. La corniola è facile da distinguere da altre pietre perché a volte vi spacciano altre pietre o del vetro rosso per corniola, ma la corniola non è rossa. Ricordatevi che ha un colore più verso l'arancio, che è vetro. Ora io non so se lo vedete, ci provo, Però vedete forse che ha, forse sì, forse no, questo è il cane che gratta la porta. Vedete forse che ha un colore molto più sull'aranciato, non è proprio rosso. Non ho altre cose rosse qua io. Che bello. Non ho altre cose rosse da paragonarvi, no. Che bello, sono senza roba rossa. Vabbè, comunque non è proprio rosso, 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 è molto più simile, però a una roba arancione, un quaderno arancione che forse... Vedete che è più simile all'arancione? Che quasi si confonde, è un arancione rossastro. Allora, a confronto con l'arancione è leggermente più rosso e a confronto col rosso è leggermente più arancione. Non fatevi fregare, altre volte vi danno anche delle pietre più magari scadenti o cose così rosse, spacciandovele per corniola, ma non è così. La corniola, ve l'ho detto, funziona molto bene, corrisponde al secondo chakra, infatti lavora benissimo sul secondo chakra, nonostante sia rossastra e potreste collegarla al primo. Funziona molto bene anche sul secondo. Se avete bisogno poi di un video speciale sui chakra, me lo dite e io poi lo faccio. Però quello vabbè. E niente, vi posso appunto dire che funziona molto bene e che sia dal punto di vista appunto magico del rafforzamento dell'autostima, cose così. Io tipo una volta me la sono portata tipo a un esame orale. Presente quando vi portate quella cosa che l'importante è stringerla, cioè non è che importa il fatto che faccia qualcosa, però da sentirsi tipo meno soli, no? Quindi me la sono portata, l'ho lasciata in tasca, me la sono persino dimenticata di mettermela in mano, però mi ha dato comunque un po' di forza psicologica, diciamo così. E niente, vi lascio il video sulla corniola, vi lascio un bacione, noi ci vediamo al prossimo video fra 2 settimane. La corniola prende il nome dalla sua somiglianza con le bacche del corniolo, che sono rosse e aranciate proprio come questa pietra. È un tipo di calcedonio contenente del ferro che si trova in Arabia, India, Uruguay, Persia e Brasile. La corniola era molto usata in Egitto perché ritenuta una pietra di protezione e di vita. Con essa si adornavano le tombe dei defunti più ricchi. Era inoltre sacra ad Horus e Amon. A Roma la si intagliava per ricavarne dei sigilli finemente lavorati da imprimere sulla cera lacca per le lettere. Nel Medioevo era usata per aiutare le donne durante il parto, per calmare l'ira e aiutare la circolazione sanguigna. La corniola corrisponde al secondo chakra e all'elemento del fuoco. Lo si può collegare al segno zodiacale della Vergine. Le proprietà mediche della corniola sono le seguenti: stimola la circolazione sanguigna, combatte diarrea e stitichezza. In campo esoterico è utile nei seguenti casi: contrasta i pensieri negativi, rafforza la concentrazione, aumenta l'autostima.